Ciao YouTube, oggi guardiamo una centrale termica composta da un accumulo sanitario da 1000 litri, un volano termico inerziale da 500 litri e la vera novità, in fase di completamento, carrellaggi provvisori, provvedimenti aeraulici provvisori, pompa di calore aria-acqua, con gas frigorifero anidride carbonica R744. Come vedete è idronica ma monoblocco. Si monta all'interno, si canalizzano le espulsioni, l'aspirazione. Qui c'è il solare termico in fase di completamento, stazione solare, vaso stemperatore, vasi di espansione solare. E la macchina lavora a punto fisso 65 gradi. E grande salto termico sul puffer inerziale, 65 in mandata, anche solo 20 in ritorno, e qui c'è un 1000 litri doppio scambiatore che verrà integrato da 80 tubi solari. E così YouTube, il futuro è già arrivato nelle pompe di calore a CO2 a ciclo transcritico. Ciao a tutti!